Benvenuti a tutti. Ecco, io proverò oggi diciamo, ad aprire uno scenario un po' diverso, diciamo, dal consueto, cioè quello di in qualche modo calare la vostra attenzione all'interno di quello che è il processo di formazione degli atti dell'Unione Europea in fase ascendente, e di cui si occupa il governo e quindi tutte le parti in causa, amministrazioni comprese, e quindi le regioni, le autonomie locali, e tutte gli organi istituzionali che ruotano intorno. Il mio compito è soprattutto quello, diciamo, di favorirvi una, come dire, maggiore comprensibilità anche di quello che avviene proprio dal punto di vista tecnico. Questo se, sempre legandomi a quello che aveva appena detto Mimmo, cioè in relazione a un'informazione, un'informativa che deve in qualche modo pervenire in maniera chiara. Domani, se qualcuno di voi sarà ovviamente coinvolto in maniera diretta ad operare in questo ambito, capirà molto meglio che cosa significa quando un atto legislativo arriva dal Consiglio dell'Unione Europea, promosso dalla Commissione Europea, arriva alla nostra attenzione, che cosa succede dopo. Ecco, mi volevo legare a alcune cose che aveva detto appena adesso il dottor De Caro, quando lui giustamente dice: non ce lo impone l'Unione Europea, noi ce lo impone l'Unione Europea di fare qualcosa. In realtà questo passaggio culturale avviene se noi cominciamo a dire che l'Unione Europea siamo noi. E quindi bypassiamo totalmente questo problema, questa dinamica. L'Unione Europea siamo noi e al di là delle, diciamo, visioni politiche, ci troviamo tutti nella stessa barca e dobbiamo remare tutti con la stessa velocità. Questo sarebbe l'ideale. E quindi si capisce già da queste prime, da questo primo impatto che è fondamentale un coordinamento reale. Ecco che è importante dare una piena premessa dal punto di vista proprio anche normativo, no? Noi siamo passati. Siamo arrivati oggi alla legge 234 del 2012, però attraverso anche, come dire, altre norme che ci hanno guidato un po' in questo percorso di perfezionamento della fase ascendente. Ecco che, volevo richiamare la vostra attenzione, soprattutto per quanto riguarda il Trattato di Lisbona, quindi il Trattato dell'Unione Europea e del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che in qualche modo devono farvi rammentare che esistono degli articoli molto importanti che definiscono quali sono le competenze dell'Unione Europea, quali sono le competenze concorrenti e quelle diciamo, che possono essere ad appannaggio degli Stati membri. E quindi ci riferiamo all'articolo 5 del Trattato dell'Unione Europea e agli articoli 2, 3, 4 del Trattato sul funzionamento, no? Che evidenziano ovviamente le competenze. Però si è arrivati anche, come dire, alla legge 234, come dicevo prima, attraverso una serie di passaggi che hanno visto, ovviamente, in ordine la legge Fabbri, poi la legge La Pergola e infine la legge Buttiglione, che hanno portato piano piano ad evidenziare in qualche modo delle necessità che poi si sono anche, soprattutto, vengono richiamate non solo nella fase ascendente, ma soprattutto nella fase discendente, quando parliamo di recepimento delle direttive. E chiaramente, è importante tracciare almeno un minimo quelle che sono, come dire, le essenzialità, anche le novità che sono legate soprattutto alla legge 234, cioè innanzitutto si è rafforzato
il potere del Parlamento, questo è fuori di dubbio, e quindi se dovessimo, ecco, evidenziare immediatamente un punto che coinvolge direttamente la partecipazione regionale, a differenza della legge 11, possiamo dire senz'altro che le regioni soprattutto cioè partecipano ai tavoli, sì, ma soprattutto prendono le decisioni prima di tutto insieme al governo. Quindi c'è questo, diciamo, questo spostamento un pochino che è, come dire, è stato nell'ottica di favorire il Parlamento nella, diciamo, predisposizione migliore nei tavoli che poi si verranno a diciamo a riscontrare effettivamente a Bruxelles. Però ecco, questo quello che volevo dire importante, che è più importante, è che diciamo, la legge 234 si sviluppa su un insieme di 61 articoli e che dal 2012, io in prima persona ho avuto la fortuna, diciamo, di operare sia a cavallo con la legge 11, ma anche con la legge 234, e di vedere il perfezionamento, crescere il perfezionamento di tutti gli adempimenti che devono essere portati in avanti. E io soffermerei innanzitutto l'attenzione su un aspetto della 234 che poi magari riprenderemo più avanti, e cioè su chiaramente la novità, diciamo per eccellenza, è oltre al perfezionamento di due realtà che vedremo più avanti, che sono il CAE e il Comitato Tecnico di Valutazione, ma già con la legge 11 avevamo il CACE perché si parlava ancora di Comunità Europea, non di Unione Europea. E successivamente, con la legge 234, soprattutto c'è stato anche come gli elementi che hanno in qualche modo perfezionato meglio anche la parte relativa al ricevimento delle direttive, che sono all'articolo 29 la legge di delegazione europea e la legge europea. La legge di delegazione europea che attiene alle disposizioni di delega necessarie per il ricevimento delle direttive, mentre la legge europea è, diciamo, sono più disposizioni volte in generale a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno con quello europeo. Quindi, per arrivare poi, ecco, come accennavo all'inizio, a entrare un po' nell'ottica di quello che succede all'interno proprio del Dipartimento Politiche Europee ormai da diversi anni, è quello di garantire un flusso di informazione perché ci viene chiesto appunto dalla 234 oggi, ma anche dalla legge 11 prima, che garantisca appunto un'informazione qualificata. Allora, c'è da dire innanzitutto, anche in questo abbiamo perfezionato tecnicamente il tiro, lavorandoci e anche attraverso, diciamo, dei coordinamenti che si sono verificati negli anni, sia con le Camere, ma sia anche con tutti gli altri organi istituzionali, comprese le regioni e i consigli regionali, in cui abbiamo chiaramente poi disposto che questa procedura di flussi di informazione qualificata sia, diciamo, possa arrivare almeno bisettimanalmente, quindi 2 volte alla settimana. Oggi possiamo, diciamo che il martedì e il giovedì, durante il periodo della legge 11, i giorni erano leggermente diversi, poi abbiamo compreso che era il caso di verificare meglio l'andamento del flusso di informazione proveniente dal Consiglio dell'Unione Europea. Quando parlo di
Consiglio Europea parlo, ovviamente già sto in qualche modo preannunciando ad una banca dati, noi parleremo di banche dati europee, vi verrà chiesto anche se le conoscete più avanti, però ecco, quando parlo di Consiglio Unione Europea perché il flusso arriva attraverso la banca dati del Consiglio Europeo, una banca dati riservata che è il Delegates Portal, il portale delegati, che è riservata a chi? A tutti gli organi istituzionali e a chi opera all'interno di questo settore. Farò cenno in maniera particolare a questa banca dati più avanti. Ma intanto vediamo cosa dice la legge 234 a proposito del flusso di informazioni. Allora, io vorrei intanto attirare la vostra attenzione sull'articolo 6. Articolo 6, come vedete dalla slide, dice proprio ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, almeno i primi commi sono da leggere con molta attenzione, noi li abbiamo praticamente attuati in maniera direi completa. Il comma 1 si riferisce alla trasmissione di tutti i progetti di atti legislativi che devono essere posti all'attenzione degli organi istituzionali e quindi anche del Parlamento. Quindi delle Camere e Senato sono i due diciamo, canali principali. Ovviamente questi progetti di atti legislativi vengono trasmessi, come vedremo più avanti, in due modi. Uno è un elenco riassuntivo, diciamo, di tutti gli atti che sono stati recepiti in un dato periodo di tempo e poi una selezione di questi atti che mette in evidenza sostanzialmente quelli che devono essere presi in esame. Ovviamente non avremo soltanto i progetti di atti legislativi, ma avremo anche i progetti di atti non legislativi. E quando parliamo di atti non legislativi, parliamo non solo di, come dice la norma, di comunicazione, libri bianchi e libri verdi, ma in realtà abbiamo in qualche modo anche aperto ad alcuni altri documenti che possono essere di interesse del Parlamento e l'ampliamento di questi documenti è stato dovuto al fatto che le diverse condivisioni e coordinamenti che ci sono stati anche con le Camere ci hanno consentito di ampliare un pochino lo spettro di questi documenti da prendere in esame. Ovviamente, quando parliamo di atti legislativi, parliamo essenzialmente di proposte di regolamento, di decisione e di direttiva. Per quanto riguarda invece l'informazione proprio qualificata in senso stretto che viene citata all'articolo 4 in modo particolare e 5, praticamente ci riferiamo chiaramente essenzialmente alla relazione governativa che viene richiesta su quei progetti di atti legislativi e sui quali viene richiesta all'amministrazione con competenza prevalente sulla materia di redigere questa relazione governativa che terrà conto di alcuni elementi importanti che poi saranno molto utili per la vostra attenzione qualora voi doveste lavorare in questo ambito e foste chiamati a diciamo, preparare delle osservazioni che possono essere diciamo sottoposte al Parlamento entro 30 giorni dall'uscita di questo atto. Diciamo che poi chiaramente all'interno dell'articolo 6 vengono enunciati dei passaggi che rappresentano diciamo la prosecuzione di quello che avviene all'interno della relazione governativa, la trasmissione della relazione avviene
Entro, diciamo, 20 giorni l'amministrazione con competenza prevalente nella materia deve far pervenire questa relazione. Non sempre i tempi vengono rispettati, però diciamo che stiamo cercando anche attraverso un sistema di alert di tenere sempre viva l'attenzione su questo aspetto. Dopodiché viene richiesta anche un eventuale aggiornamento della posizione negoziale perché ovviamente nel momento in cui viene fatta la relazione governativa, voi sapete bene che c'è un lasso di tempo fino ad arrivare alle 8 settimane famose in cui il Parlamento può esprimere la propria posizione a Bruxelles e chiaramente nel frattempo, nel momento in cui diciamo, la Camera o il Senato può redigere una risoluzione, un atto di indirizzo in tal senso, sarebbe logico e anche prevedibile richiedere all'amministrazione con competenza prevalente, che sia dei tavoli tecnici realmente per portare avanti le questioni, di dire se ci sono stati aggiornamenti sulla posizione negoziale. L'articolo 7 prevede appunto, come vedete dalla slide, la possibilità da parte delle Camere e Senato, sulla base delle relazioni governative, di esprimere un proprio, diciamo, delle proprie osservazioni e che devono essere comunque recepite dalle stesse amministrazioni. E quindi il nostro compito, il Dipartimento Politico Europeo, è coordinare un po' questo lavoro e al momento che l'atto di indirizzo perviene alle amministrazioni con competenza prevalente che hanno redatto la relazione governativa, dovranno, anzi sicuramente dovranno, fare un seguito a questo atto di indirizzo che poi ne verrà tenuta traccia sulle famose relazioni annuali che ben conoscete e che si riferiscono alla relazione consuntiva in modo particolare nelle quali vengono tenute tracce di tutte i seguiti a questi atti di indirizzo da parte delle amministrazioni. Proprio per entrare nel merito è importante chiaramente sapere che gli articoli della 234 che regolano la partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea da parte degli organi istituzionali sono l'articolo 24 e la partecipazione delle regioni che ci riguarda più da vicino, l'articolo 26 per gli enti locali e invece l'articolo 28 la partecipazione delle parti sociali. Tutti e tre gli articoli richiamano sempre costantemente l'articolo 6 che abbiamo visto prima. Quindi tutte le realtà che abbiamo citato adesso, comprese le regioni, ricevono i progetti di atti legislativi come enunciato nell'articolo 6 nelle stesse modalità. In particolar modo si cerca di ovviamente centrare l'attenzione per quanto riguarda gli atti legislativi, quindi le richieste di relazione, soprattutto su quelle che possono essere di interesse delle stesse regioni. Ovviamente noi sappiamo che la Costituzione, articolo 117, ci dice un po' quali sono le materie di competenza delle regioni, ma è ovvio pure che cerchiamo in qualche modo di interagire con le stesse per comprendere quali sono le sensibilità. Ecco, quindi cerchiamo anche di avere un rapporto che va al di là della semplice trasmissione dei documenti. Quindi è importante evidenziare che nell'articolo 24, appunto, ho sottolineato questo termine dei 30 giorni in cui è possibile far pervenire
nelle materie di competenza legislativa proprie delle regioni e delle province autonome delle osservazioni in merito agli atti legislativi. E come vi ho accennato, giusto perché come menzione è importante sapere che esiste il CIAE, che è presieduto chiaramente da tutti i ministri, dal ministro degli affari europei e da tutti i ministri del governo, e il CIAE che ovviamente nelle materie che vengono esposte e sono oggetto, diciamo, di trattazione, è preparato sostanzialmente dal Comitato Tecnico di Valutazione, che prepara sostanzialmente le riunioni del CIAE. Tanto per dirvi una, domani ci sarà un CTV proprio nella giornata di domani. E prepara che cosa? Prepara le materie su cui poi si discuterà durante il CIAE. Al Comitato Tecnico di Valutazione in modo particolare, ma a volte anche per le materie che interessano le regioni, anche al CIAE, vengono invitate le stesse regioni e i consigli regionali. L'articolo 2 riguardava il CIAE, l'articolo 19 invece riguarda l'assistenza di questo Comitato Tecnico di Valutazione. Come vedete, è citato, è integrato da un rappresentante di ciascuna regione. Come ho detto all'inizio, appunto, la trasmissione è bisettimanale, martedì e giovedì. Le banche dati che vengono utilizzate per adempiere a questa procedura dei flussi di informazione sono in principal modo la banca dati del Consiglio dell'Unione Europea, come dicevo, il portale delegati. Poi c'è una tabella di monitoraggio realizzata dal sottoscritto che è pubblicata sul sito del Dipartimento Politiche Europee. Vi do, diciamo, una visione in anteprima. Nel momento in cui voi vi collegate al sito del Dipartimento Politiche Europee, andate nelle tabelle di monitoraggio e troverete questa tabella di monitoraggio che sostanzialmente richiama una visione d'insieme di tutto il processo che avviene per ogni atto legislativo e non legislativo, se è pervenuta la reazione, se c'è stato un atto di indirizzo, se c'è stato un seguito, osservazioni delle regioni, eccetera. Quindi potete andare a verificare su questa tabella, che viene aggiornata, di tanto in tanto, qual è la situazione. Dopodiché abbiamo delle tabelle trimestrali che sono una novità da un anno a questa parte e che richiamano sostanzialmente, anche con l'aiuto chiaramente di tutta quella parte che a noi è quasi invisibile, e che riguarda, diciamo, quali sono le azioni future che la Commissione europea intende mettere in atto. Ecco, questo monitoraggio ci permette di dare diciamo, una esposizione piuttosto chiaramente politica che può portare anche a delle determinazioni che vengono poi prese in esame proprio durante il CIAE. Ad esempio, vi faccio un esempio molto concreto, se negli ultimi 3 mesi, 6 mesi magari, tre o 6 mesi, si è visto che l'andamento degli atti legislativi è stato più, diciamo, portato a mettere in evidenza questioni a carattere ambientale piuttosto che questioni a carattere finanziario, ecco che la sensibilità politica porta a spostare l'attenzione verso quel settore. Ora vediamo come avviene proprio il flusso delle informazioni qualificate. Dal Dipartimento Politiche Europee, come vedete, le amministrazioni sono in stretto collegamento
E il processo avviene attraverso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, ma simultaneamente attraverso le regioni, con le regioni, consigli regionali, enti locali e CNEL. E questo l'abbiamo già verificato, gli articoli sono stati evidenziati. La stessa procedura all'interno si sviluppa attraverso, a sua volta, attraverso quest'ulteriore processo. Innanzitutto mettiamo in evidenza un aspetto. Le amministrazioni chi sono? Sono i nuclei di valutazione, sostanzialmente citati all'articolo 20 della legge 234. Chi opera nelle amministrazioni e quindi presumo anche nelle regioni, nei consigli regionali, dovrebbe operare nell'ambito di un nucleo di valutazione o comunque di un nucleo che sostanzialmente si occupa di affari europei. E chiaramente è deputato a ricevere queste informazioni. Ma chi è che le riceve? Apro una parentesi per indicare che il portale dei delegati sostanzialmente viene concessa l'autorizzazione da amministratori che risiedono in tutte le realtà, quindi in tutti gli organi istituzionali, amministrazioni, regioni, consigli regionali, autonomie locali, CNEL, esistono degli amministratori nei vari settori magari che hanno preso accordi, ovviamente sono stati indicati al Ministero degli Affari Esteri delle Cooperazioni Internazionali perché il Ministero degli Affari Esteri sovraintende alla gestione di questa banca dati, cioè questo portale dei delegati. Pertanto, se qualcuno gli viene chiesto da un suo dirigente piuttosto che da un suo responsabile di occuparsi di queste materie e di avere, ricevere questa informazione, questa persona dovrà trovare, ricercare chi è l'amministratore del portale dei delegati e farsi accreditare per poter accedere a questa banca dati. Il processo, come vedete, avviene attraverso una selezione degli atti, quindi dopo aver recepito gli atti dal portale delegati, abbiamo una selezione degli atti, cioè un'istruttoria che fa il Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia Europea all'interno del Dipartimento Politiche Europee. Questa selezione viene trasmessa a tutte le amministrazioni competenti unitamente a delle schede sintetiche su ciascun atto che è stato selezionato e non tutti gli atti, perché vi ricordo che un conto è l'elenco di tutti gli atti che possono essere anche 100, 150 il martedì o il giovedì, e poi accanto c'è una selezione degli atti che di questi 150 ne prende 4, 5, 6, 10 a seconda dell'interesse che ricoprono. Alla termine verrà fatta un'elaborazione finale. Vediamo come avviene questa elaborazione finale. L'elaborazione finale avviene attraverso, ovviamente, come abbiamo detto, una trasmissione agli organi istituzionali, ma di che cosa? Come abbiamo accennato prima, di un elenco degli atti che assomiglia a una cosa del genere. Quindi immaginate che noi dal portale dei delegati, o il martedì o il giovedì, estrapoliamo un elenco di atti, in questo caso sono 60 documenti. Successivamente, l'elenco degli atti subirà una selezione. Una selezione che, come vedete, è divisa in progetti di atti legislativi, progetti di atti non legislativi, documenti a carattere non legislativo. Evidenzierò ancora meglio più avanti la differenza, per gli atti legislativi è molto chiara, come ho detto all'inizio, si tratta di, vedremo anche dei suffissi che metteranno in evidenza l'atto legislativo rispetto all'atto non legislativo, degli acronimi chiamiamoli, ma le proposte di regolamento, le proposte di direttiva e di decisione che hanno un codice della Commissione ben chiaro,
Un CoD, lo chiamiamo CoD, praticamente sono degli atti legislativi e quindi hanno bisogno di essere presi in considerazione in prima battuta e quindi lì su questi si dovrà richiedere all'amministrazione competenza prevalente sulla materia la relazione governativa ai sensi articolo 4, articolo 6, commi 4 e 5. L'atto non legislativo che vedete in questa finestra, praticamente richiama un chiaro acronimo che mette già in evidenza il fatto che sia non legislativo, e cioè il suffisso NLE. Non so se lo notate, ecco. Comunque, poi ci sono altri elementi che ci fanno capire che il documento è a carattere non legislativo. Documenti a carattere non legislativo sono anche, come abbiamo detto, ed è citato nell'articolo 6, comma 2, il documento che è la comunicazione, i libri bianchi e i libri verdi. Vi ho accennato anche ad altri documenti che vengono presi in esame, solitamente sono alcune relazioni di stretto interesse del Parlamento. E alcune raccomandazioni che soprattutto riguardano l'Italia in modo particolare. Vediamo semplicemente in maniera molto veloce come è fatta una scheda invece di segnalazione degli atti. La scheda. Roberto, scusami, Sì. puoi allargare un po' lo schermo? Puoi allargare un po' lo schermo così vedono, si vede un Meglio pochettino così. Ok. meglio. Ok, se togli la parte a destra del PD, esatto, Sì, ok, perfetto. ora si Allora legge l'ho posto a meglio. 150 che mi sembra più chiaro. Era a 110, ma comunque se è più chiaro così sono più tranquillo. Allora, come vedete, in alto partono gli atti legislativi, vengono elencati diciamo i riferimenti identificativi più importanti, vengono riportate le motivazioni, gli obiettivi e successivamente obbligatoriamente la base giuridica, perché voi sapete che la base giuridica deve essere indicata nell'atto proprio il Trattato Unione Europea ce lo impone. Quindi viene richiesto proprio anche dalla 234. Quindi la cosa importante qual è? È che proprio per cercare di anche adempiere nel miglior modo possibile a quelle che la citata nota illustrativa che viene riportata nell'articolo 6 della 234, noi abbiamo predisposto queste schede che consentono alle Camere di sviluppare meglio, anziché leggere tutto il documento, che a volte una proposta legislativa può anche contenere 40-50 pagine, avere una sintesi degli elementi di spicco sull'argomento. Ovviamente, dopo gli atti legislativi, ci sono anche gli atti non legislativi sui quali viene fatta una scheda, sempre sintetica, riguardante l'argomento. E così anche i documenti a carattere non legislativo. Come vedete, il flusso di informazioni da una parte parte e arriva sostanzialmente agli organi istituzionali in una prima fase embrionale in cui noi diciamo: guardate, sta succedendo questo, organizzatevi e lavorate. Allo stesso tempo, mentre parte l'informazione, parte anche la richiesta relazione governativa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, che arriva alle amministrazioni competenti sulla materia e quindi prosegue il suo cammino in stretto coordinamento con amministrazioni e Dipartimento Politiche Europee. Entriamo un pochino più da vicino nel merito
come dicevo prima, degli atti legislativi, della differenza tra gli atti legislativi e non legislativi. Innanzitutto gli atti legislativi hanno questi acronimi principali, poi ovviamente c'è sempre magari qualche piccola modifica o aggiunta a seconda che vengono migliorate o istituite nuove forme, nuove modalità da parte della Commissione europea. Comunque i suffissi principali che dobbiamo tenere presente per evidenziare un atto legislativo sono proprio questi. COD, quando parliamo di procedura legislativa ordinaria, APP, invece la procedura legislativa speciale di approvazione, la procedura legislativa speciale di consultazione CNS, che riguarda ovviamente una parte che coinvolge varie istituzioni europee, e la procedura iniziativa. Questi sono, diciamo, gli elementi fondamentali per riconoscere un atto legislativo, ma vediamo anche nel concreto quello che abbiamo visto prima, come l'elemento, riportiamo sempre a una visualizzazione migliore, come l'elemento fondamentale sia il codice interistituzionale che evidenzia proprio questa particolarità degli atti legislativi. Come riconoscere invece gli atti non legislativi? Ovviamente ci sono tre modi, tre elementi che io suggerisco di andare a verificare tutti e tre, a prescindere se siamo abbastanza allenati a comprendere se un atto sia effettivamente di natura non legislativa. Lo consiglio perché molto spesso che succede? Succede che un atto non legislativo si camuffa da atto legislativo. Può succedere in alcuni casi, quindi il suggerimento è quello di verificare intanto il codice interistituzionale che abbiamo visto prima per gli atti legislativi. Normalmente il suffisso potrebbe essere NLE, non legislativo. Andare a verificare la base giuridica e raffrontarla all'interno sia del Trattato dell'Unione Europea, ma anche del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quindi, se andiamo, per esempio, a prendere un esempio del COM 28 che abbiamo indicato, innanzitutto vedete, allora richiamo sempre la percentuale migliore, scusate il passaggio, ma è assolutamente fondamentale. Allora, fascicolo interistituzionale NLE, già questo ci indica. È fondamentale chiaramente leggere anche l'oggetto, perché l'oggetto ci dà anche un minimo di indicazione sull'importanza del documento o meno dal punto di vista strategico, ma poi ci potrebbe essere qualche altro elemento che andiamo a richiamare all'interno del testo, per esempio. In questo caso sono andato proprio sulla proposta di decisione. Nel momento in cui lui mi dice, visto il trattato sull'Unione Europea, in particolare l'articolo 50, ovviamente se viene citato il trattato dell'Unione Europea, non bensì il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è un atto, ci stiamo occupando di un atto non legislativo. Questo è un elemento. Vediamo se ne scoviamo un altro di diversa natura. Ecco, sempre il fascicolo interistituzionale ci evidenzia il codice NLE, l'acronimo NLE, e ovviamente siamo andati a evidenziare che cosa? La base giuridica. La base giuridica è l'articolo 31 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Che cosa dice l'articolo 31 in modo particolare? Che dice in merito alla sussidiarietà, dice che i dazi della tariffa doganale comune sono di competenza esclusiva dell'Unione Europea. Se vi ricordate, quando ho accennato all'articolato relativo al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea,
e alle competenze esclusive dell'Unione Europea. Ecco, questo è un esempio, pertanto non è soggetto a sussidiarietà e pertanto non ha valenza di atto legislativo. Vediamo se può essere ancora meglio evidenziato in quest'altro documento. Probabilmente, se non ricordo male, esatto, noi abbiamo una doppia base giuridica in questo caso e viene presa ovviamente quella prevalente. Questo è un altro elemento che ci può far venire un po', diciamo, il dubbio sulla consistenza dell'atto, nella sua natura. E viene in questo caso presa in esame, prevale la base giuridica sostanziale nell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Quindi, questi sono alcuni esempi, diciamo, che possono essere utili, ma possiamo anche, diciamo, parlarne ancora meglio dopo se ci sono delle domande eventuali. Ma termino, diciamo, il flusso di informazioni per richiamare quello che succede immediatamente dopo, che ho già accennato poco fa, e cioè che le Camere poi si esprimono attraverso degli atti di indirizzo che fanno pervenire al Dipartimento Politiche Europee le amministrazioni competenti per materia che hanno redatto la relazione governativa vengono informate, fanno dei seguiti ai sensi dell'articolo 7 sempre e vengono trasmessi di nuovo al nostro Dipartimento per l'invio successivo al Parlamento. Faccio notare che le osservazioni delle regioni, e quindi entriamo nel vostro specifico, pervengono direttamente al Parlamento. Ma contemporaneamente pervengono anche al nostro Dipartimento. Noi non vogliamo interrompere il nostro coordinamento e comunque inviamo le osservazioni che ci pervengono sia delle regioni che dei consigli regionali allo stesso Parlamento con delle annotazioni eventuali che possono essere di supporto alle stesse osservazioni. Come abbiamo detto all'inizio, gli strumenti, li ripeto, sono questi. Però per quanto riguarda un'altra, diciamo, parte legata un po' alle tabelle, sia di monitoraggio, ma legata soprattutto a tutta l'archivio storico che c'è stato, direi, dal 2013-2014 in poi, cioè quando abbiamo cercato di perfezionare e adempiere tutto l'articolato previsto dalla 234, è stata creata poi questa banca dati che è sempre riservata, ne è riservata al Dipartimento Politiche Europee al momento. Si sta studiando la possibilità di metterne a disposizione sul sito del nostro dipartimento una versione un po' più light che consenta a tutti di poter attingere delle informazioni, diciamo, non riservate. Questa banca dati è stato frutto di un duro lavoro, l'ho realizzata anche io questa, e devo dire che la cosa importante e che diciamo, ci ha fornito spesso e volentieri delle risposte che molto spesso anche tutte le varie tabelle o diciamo, banche dati a cui attingiamo, anche quelle europee, ci possono fornire, ma qui entriamo proprio nell'iter di tutta la fase ascendente e ci dà la storia proprio di tutto l'iter in tutti i suoi passaggi. E quindi dico, l'abbiamo ritenuta molto utile alla fine con tutti i colleghi. Ecco, entriamo adesso così per fare un accenno importante su quelle che sono le banche dati europee.
Ma vediamo come funziona. Grazie intanto per la risposta che avete dato. Vedo che il sondaggio, diciamo, ha espresso dei dati abbastanza significativi, quindi vi esorto a frequentare queste banche dati per migliorare le vostre performance su questa materia. Allora, Apex è una banca dati, giusto per farvi vedere l'interfaccia, non voglio andare troppo lungo nella presentazione. Vediamo se si collega, ecco qui. Allora, qui non riesco a aumentare di più, va bene, ma non fa niente. Vedete che qui praticamente Documents attraverso questa parte, questo link, io posso andare a ricercare eventuali documenti inserendo i dati che mi vengono richiesti, se si tratta di un documento con certe caratteristiche. Poi vediamo Eurlex, l'interfaccia di Eurlex. Anche qui ho la possibilità di andare a ricercare i documenti attraverso i link appositi. Ma ripeto, poi magari più avanti vi faccio vedere un esempio molto concreto per arrivare direttamente al documento stesso. L'osservatorio legislativo del Parlamento che ci consente anche di verificare un po' più da vicino quelle che sono le attività legislative prioritarie e ricercare ovviamente i documenti all'interno dell'osservatorio legislativo. Ma in ogni caso, queste sono banche dati che servono soprattutto a essere utilizzate dal punto di vista tecnico. Poi, se ci sarà dato modo, di fare un laboratorio, sicuramente potremo approfondirle e navigarci un pochino più da vicino per capirne l'importanza. Quello che invece voglio soffermare e attirare un po' la vostra attenzione è il portale dei delegati. Qualora voi foste autorizzati entrare all'interno, accedere quindi all'interno perché dovete lavorare in questo settore, ovviamente avete sicuramente avuto le credenziali da un amministratore che è stato appositamente istituzionalizzato dal Ministero degli Affari Esteri, come ho detto. Allora, vi faccio giusto vedere un attimino che cosa succede quando il martedì e il giovedì. Attenzione. Allora, un attimo che. Inserisco la password, ecco qua. Allora, ovviamente io sono entrato perché sono l'amministratore di questo servizio per il Dipartimento Politiche Europee. Nel momento in cui io vado a ricercare i miei documenti il martedì e giovedì, e sono quelli che avete visto nell'elenco degli atti, io vado a scegliere la lingua italiana. Speriamo che mi consenta di farlo, grazie. E poi scelgo il periodo di riferimento. Ad esempio, adesso io scelgo, giusto per farvi vedere come funziona, fammi vedere tutti i documenti pubblicati dal 22 al 23. Faccio una ricerca ed ecco l'elenco che avete visto in quell'altra forma, ovviamente grafica. Abbiamo praticamente quattro pagine, in tutto 79 documenti. Fidatevi, anche se non vedete esattamente bene i numeri,
perché capisco, ma questo, più di questo non si può ingrandire. Questo è il portale dei regali. Qua, attraverso il portale dei regali, è possibile ovviamente cliccare sulle varie parti per andare a scegliere di scaricare i documenti. E la vostra attenzione, però, vorrei soffermarla, poi lo vediamo più avanti meglio, su questo elemento, che è il codice identificativo del Consiglio dell'Unione Europea, che normalmente è questo acronimo che è ST, un numero, anno, anno e init sta per iniziale. Ok, direi di poter chiudere qui questa parte. Vediamo soltanto velocemente alcuni casi pratici, come accennavo prima al COM 2018 numero 173, che è stato oggetto anche di trattazione durante il corso che ho tenuto a Caserta, in cui tutti i dirigenti si sono cimentati, che poi questi dirigenti andranno in varie realtà amministrative, nel redigere, nel vero senso della parola, una relazione governativa. Su questa proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali. Ovviamente, come vedete, vi mette in evidenza l'identificativo della Commissione, COM, e l'identificativo del Consiglio dell'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione Europea recepisce i progetti di atti legislativi della Commissione, li adotta e poi arrivano a noi. Con queste caratteristiche. Ma solo per farvi vedere chiaramente che sviluppo ha avuto questo documento. Ovviamente c'è stata una richiesta di relazione che è pervenuta all'amministrazione competente. La relazione è stata trasmessa alle Camere ed è questa. Ai sensi dell'articolo 6,4 della legge 234, e che tiene conto di che cosa? Degli obiettivi, ovviamente, degli elementi significativi, tiene conto in modo particolare degli elementi a carattere finanziario e soprattutto dei principi legati al trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che riguarda il principio di attribuzione, quindi. La base giuridica deve essere ovviamente citata, il principio di sussidiarietà, il principio di proporzionalità. Poi viene fatta una valutazione del progetto sia in termini di impatto e sia ovviamente in termini soprattutto economici. Nella parte conclusiva vengono evidenziate le prospettive negoziali, poi vi dico anche un elemento che ha importanza strategica in questo senso, nella redazione di questa relazione, come dicevo, una valutazione di impatto e termina la relazione con la tabella di corrispondenza che mette in comparazione ovviamente le norme europee con le norme italiane su quella materia. E che cosa evidenzia l'amministrazione? Evidenzia ovviamente eventuali criticità, eventuali modifiche da suggerire, eventuali elementi da aggiungere. Se va bene, alcune parti degli articoli proposti nella direttiva ovviamente vengono confermati nella stessa tabella. Allora, ecco che vi dicevo quando poi su questo COM, come vedete, ci sono stati diversi passaggi: l'atto di indirizzo del Camere, Senato, risoluzioni del Consiglio regionale della Puglia, la posizione della Conferenza delle Regioni. Poi all'amministrazione contestualmente è stata richiesta l'aggiornamento della posizione negoziale, come dicevo prima, e poi c'è stata ovviamente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la chiusura di tutto l'iter, e su Eurlex, come vedete, ci sono tutti i passaggi,
di questo iter e tutte le, diciamo, le negoziazioni che si sono portate avanti su questa procedura. Vi faccio vedere, giusto perché è arrivata poco tempo fa, vedete il 29 maggio 2020, la risoluzione del Consiglio regionale della Puglia, che è stata trasmessa ovviamente al Ministero dell'Ambiente, perché l'ambiente possa esprimere eventualmente, perché l'ambiente ovviamente ha redatto la relazione governativa, o se non l'ha redatta è perché a volte può capitare che arriva l'osservazione delle regioni, ma non è pervenuta la relazione governativa. Allora sollecitiamo attraverso la deliberazione proprio delle regioni l'amministrazione a completare l'iter. Qui parliamo di questioni climatiche, argomento ovviamente molto sensibile per la regione Puglia. Ok.